Parma con Valem al posto dell'infortunato Bogossian. Stanic preferito a Di Vaio. Nel Bologna fiducia al tridente Binotto, Ventola, Signori. Quinto minuto, Dino Bazzo scambia con Vanoli, avanza, carica il destro. C'è la deviazione di Bia, brivido per Pagliuca. Nel Bologna tre difensori in linea. Il quarto, Paramatti, si incolla letteralmente ad Ortega. E quando serve poi c'è il raddoppio, come in questo caso di Marocchi, che commette fallo sull'argentino e si prende l'ammonizione. Poi Paramatti esce infortunato, al suo posto Falcone, che eredita i compiti del compagno. Fra i tanti duelli della partita, quello sulla fascia fra i due ultimi arrivati in nazionale, Vanoli e Binotto, un duello senza particolari acuti. Qui l'iniziativa di Vanoli non sortisce effetti. Dino Baggio più tonico rispetto a mercoledì, in velocità il cross, la palla sembra destinata a morire, non per Fuser che la raccoglie e effettua questo diagonale alla mezz'ora. 34esimo, improvviso il contropiede del Bologna, 2 contro 2, palla a Signori, arriva anche Zé Elias, il Bologna sarebbe in superiorità numerica, Signori però regala di fatto il pallone a Buffon. Punizione per la formazione ospite, Ventola, conclusione sulla barriera, il pallone si impenna, spunta la testa di Binotto, di poco alto sulla traversa. Zé Elias in campo per l'infortunato Marocchi, cerca la percussione, il pallone finisce a Signori. Il destro non è il suo piede preferito, la respinta in angolo di Vanoli. Il Bologna comunque chiude il primo tempo in attacco. Ripresa, sono passati 90 secondi. Ancora Zé Elias, il lancio a tagliare il campo, pallone per Nervo. Affrontato da due avversari, il controllo si gira. Serve Signori, evitato Cannavaro. Questa volta il pallone è sul sinistro, il piede giusto. Nulla da fare per Buffon, Bologna in vantaggio. E per Beppe Signori, gol in carriera numero 13 al Parma, evidentemente la sua vittima preferita. Parma che accusa il colpo, tenta di rianimarlo Ortega, bello il suo colpo di tacco per Vanoli, che però spreca tutto così. Al 26esimo la lunga azione che potrebbe decidere la partita. Zé Elias in profondità per Signori, esce con i piedi Buffon, pallone a Nervo, di prima intenzione la conclusione respinta dall'assessì. Ancora Bologna, Nervo per Signori, che attende l'inserimento di Zé Elias. Il brasiliano evita bene un avversario. Pallone ancora a Signori, il sinistro, Cannavaro si oppone con il corpo. Sul rovesciamento di fronte, dopo la respinta di testa di Bia, il destro di Fuser. E stavolta è Pagliuca a strappare applausi. 29esimo, Signori, infaticabile, si allarga sulla sinistra, va al cross, Ventola si arrampica in cielo, arriva sul pallone, colpo di testa che fa gridare al gol i tifosi del Bologna. Dalla parte opposta, angolo di Fuser, spunta la testa di Stanic, Pagliuca immobile, Parma sfortunato. 38esimo, una punizione dalla parte opposta, ancora Fuser, la mischia, il pallone in rete, pareggio del Parma. Gli abbracci sono tutti per Fabio Cannavaro, noi però andiamo a rivedere l'azione. In realtà si tratta di un autogol, è Ingesson infatti a deviare il pallone alle spalle del proprio portiere. Attenzione a Stanic, cerca il contatto con Bia, per l'arbitro Rodomonti è simulazione. Secondo cartellino giallo per il croato, Parma in 10. Ancora due emozioni, prima il colpo di testa di Fuser che sceglie bene il tempo ma angola troppo. Poi in pieno recupero il sinistro di Zé Elias servito da Ingesson, pallone alto non di molto sulla traversa della porta di Buffon. Possiamo staccare.